Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi hanno trascorso la prima notte nel carcere aretino di San Benedetto. Si erano costituiti venerdì pomeriggio mettendo di fatto un punto ad un lungo e tortuoso percorso giudiziario aperto oltre un decennio fa. I due trentenni di Castiglion Fibocchi il 7 ottobre 2021 erano stati condannati dalla Cassazione alla pena di 3 anni per l'attentata violenza sessuale alla studentessa genovese Martina Rossi precipitata dal 6° piano di un hotel a Palma di Maiorca proprio per fuggire ad uno stupro. Albertoni e Vanneschi, dopo la condanna della Cassazione, avevano chiesto l'affidamento ai servizi sociali. Rigettate le misure alternative, adesso il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha disposto per i due trentenni il regime di semilibertà. Ad un anno di distanza, così, la sentenza è stata eseguita, come avevano sollecitato nei mesi scorsi i genitori di Martina, Bruno Rossi e Franca Murialdo, che da anni lottano per arrivare ad una sentenza definitiva. È stato talmente tutto così sofferto, no? Così complicato, ma anche ormai così lontano, diciamo così, che diventa anche problematico, cioè ecco, dire che cosa si prova, cosa si sente, perché delle volte si prova rabbia, delle volte si prova, non so, ecco, l'unica parola che non provo è pena, perché a me hanno sempre insegnato, mio padre lo diceva, ho per torto per ragione, o per torto per ragione non andare mai in prigione, no? Mi ha insegnato questo, perché la prigione è comunque, io penso, un posto brutto, però a loro un po' di prigione sono convinto che fa bene. Gli stessi genitori di Martina circa un mese fa erano intervenuti sull'inopportunità di assegnare ad Albertoni una benemerenza sportiva del CONI per precedenti meriti sportivi nel motocross. Il CONI fece le verifiche opportune e revocò il riconoscimento.